Cos'è? Questa è la porta ingresso di casa di mia nonna Pippina. Sì, guardate, ha fatto la porta così, la mia vittoria di quest'anno del RWS. Infatti c'è la mia foto dell'RWS, c'è il mio simbolo e c'è anche il simbolo di mio fratello. Se questo vi sembra esagerato, beh, guardate questo. Se quello là ti sembra esagerato, allora devi guardare questo. Questa è la macchina di mia nonna, con davanti la bandiera siciliana, le mie fotografie di quando ho vinto il campionato mondiale, è completamente ricoperta dal mio simbolo e dalle mie fotografie. Pronto! Ciao, Luca! Volevo avere delle informazioni perché voglio partire per la Thailandia, volevo sapere quelle cose che sì, sono... Sì, però adesso non è il miglior momento per parlarne. Aspetta che vado in un posto migliore, basta che non gridi. Eccoci qui, finalmente in un posto perfetto in cui parlare, un posto in cui io sono cresciuto perché ancora mi trovo in Sicilia, però è finalmente giunto il momento di ritornare in Thailandia e come ogni anno in questo periodo sono tartassato di messaggi e chiamate soprattutto su IG di tanti ragazzi che già sanno che questo è il periodo migliore per partire per la Thailandia, però nonostante sanno quasi tutto della Thailandia perché seguono i miei video e sono iscritti al canale, sono ancora tutti pieni di dubbi. Infatti oggi voglio rispondervi a tutte le domande più frequenti che mi fanno tutti quelli che sono indecisi se partire o no per la Thailandia e hanno milioni di dubbi. Ad esempio, Luca, ma per andare in Thailandia c'è bisogno del vaccino? Luca, ma per venire in Thailandia devo farmi un'assicurazione sanitaria? Luca, ma qual è il periodo migliore per venire in Thailandia? Luca, ma devo portarmi soldi contanti o soldi non contanti? Luca, ma ho bisogno del visto per venire in Thailandia? Oggi cercherò di darvi un piccolo recap di tutte queste risposte in maniera breve e circoncisa, così solo guardando questo video magari risponderò anche a uno dei tuoi quesiti e quindi quest'anno mi potrai venire in Thailandia. Prima di iniziare il video passiamo un attimo dall'angolo pubblicità e questa volta la pubblicità è un po' diversa dal solito perché non è l'agenzia Lombardo di cui comunque vi lascio il link qua sotto, ma bensì è di un autonoleggio. Però andiamo con calma, ora vi faccio vedere tutto, guardatevi il video. L'angolo pubblicità di oggi è un video che faccio perché Frank mi ha aiutato di sua spontanea volontà per scendere da Roma a Catania grazie a una delle sue auto. All'imprevisto sono rimasto senza auto e lui si è offerto di darmi una macchina per poter scendere fino a Catania e quindi è giusto che gli dedico un video promozionale. Per questo se ti trovi a Roma, Napoli o Catania e ti serve un'auto oppure vuoi viaggiare da una parte all'altra di queste città, prenda autonoleggio, ti lascio il link qua sotto il video e alla prossima, fatemi sapere come va, io mi sono trovato benissimo, ciao! Eccoci tornati, finalmente oggi capiremo se per andare in Thailandia c'è bisogno del vaccino, c'è bisogno del visto, c'è bisogno dell'assicurazione sanitaria e se dovete portarvi soldi contanti oppure se dovete portarvi soldi sulla carta. Andiamo con calma. Visto, hai bisogno del visto per andare in Thailandia? Beh, sicuramente hai bisogno del passaporto, perché tanta gente mi ha cercato e ancora non aveva il passaporto e aveva già comprato i biglietti aerei. Oltre ai biglietti aerei, ragazzi, dovete avere il passaporto, è essenziale per partire in Thailandia. E oltre il passaporto, tanti paesi richiedono il visto. Però la Thailandia, dovete sapere che i primi 30 giorni sono gratuiti, quindi te li fanno al momento di ingresso. Tu non hai bisogno di fare nessun visto se stai sotto i 30 giorni, perché prima di entrare in Thailandia, pum, ti mettono uno stampo e puoi benissimo stare in Thailandia senza bisogno di pagare nulla. Se vuoi stare un mese in più, puoi direttamente prolungare questi 30 giorni lì in Thailandia. Quindi stare 30 giorni gratuitamente e poi con circa 50 euro prolungarli di altri 30 giorni e stare ben 60 giorni. Quindi sotto i 60 giorni non hai bisogno di fare visti in Italia o per sicurezza puoi farlo, puoi richiederlo direttamente in Italia e ti costa soltanto 50 euro. Sotto i 30 giorni, gratuito. Se poi vuoi stare più di 60 giorni, allora ci sono delle diverse soluzioni che però ti racconterò in un altro video. Se lo vuoi sapere, fammelo sapere nei commenti. E già, il primo dubbio ce lo siamo tolti. Secondo dubbio: ho bisogno di fare i vaccini per venire in Thailandia?
Ragazzi, questa è una domanda che mi sono fatto anch'io la prima volta che sono partito per la Thailandia, perché in tantissimi mi hanno riempito questo dubbio del vaccino sì o il vaccino no. Non c'è bisogno di fare nessun vaccino, perché la Thailandia non è come l'Africa. In Africa mi sa che c'è bisogno di fare i vaccini, ma in Thailandia no. Non c'è nessun bisogno di fare vaccini. Poi tutto dipende dal tipo di vacanza che fai. Giustamente, se fai una vacanza sportiva, se fai una vacanza normale, non c'è bisogno di nessun vaccino. Se ti fai una vacanza di quello un poco sporcaccione, e allora dovresti fare attenzione. Però chi segue i miei video sono tutti persone sportive, tutte persone per bene, e quindi non c'è nessuna legge che ti obblighi di fare un vaccino per andare in Thailandia. Quindi no, nessun vaccino. Mentre assicurazione sanitaria, c'è bisogno dell'assicurazione sanitaria? Allora, in teoria non è un obbligo fare l'assicurazione sanitaria, però io ti consiglio, soprattutto se stai un mese, due mesi o anche se stai tanto tempo, di farla direttamente quando compri il biglietto aereo. Tante agenzie di viaggio, se fai il biglietto all'agenzia di viaggio, ti offrono il pacchetto completo con l'assicurazione. Se no, se lo compri in autonomia, ti informi un po' su internet e io ti consiglio di fartela una sorta di assicurazione per sicurezza, perché poi io tutte le volte che sono andato in ospedale alla fine ho pagato e non ho neanche usufruito della assicurazione. Però magari per cose un po' più gravi, se succede qualcosa che magari devi pernottare in ospedale, magari paghi in quel momento e poi l'assicurazione sanitaria ti rimborsa i soldi. Quindi non è obbligatorio, però sì, un'assicurazione vi consiglio di farla, soprattutto se dovete fare sport e quindi siete un po' più a rischio magari di prendere qualche storto o prendere qualcosa, quindi siete un po' più tutelati. Quindi assicurazione sanitaria sì. Terzo dubbio, ma mi conviene portare i soldi contanti o mi conviene portare i soldi sulla carta? Anche questo, ragazzi, è in base a quanto tempo state. Cioè, alla fine potete anche pagare con la carta, non è più come 10-15 anni fa che era più difficile pagare con la carta. Ora quasi tutti accettano la carta e non ci sono neanche commissioni enormi. Però se tu vai a prelevare i soldi al bancomat paghi una commissione e il cambio non è tanto vantaggioso. Quindi io ti consiglio un po' di soldi contanti di portarteli. Poi se spendi di più del previsto fai un unico prelievo, magari prelievi i soldi che ti servono per non giornalmente, ma magari fai un prelievo per tutta la settimana e magari con quei soldi riesci a vivere, non spendi neanche tantissimo. Quindi tra soldi e bancomat 50-50. Io preferisco sempre i contanti, però ultimamente ho utilizzato molto anche il bancomat, ad esempio quando vado a prendere il caffè o quando vado a prendere qualche cosa, fai così col bancomat. Però devi assicurarti che la carta che hai tu, che sia prepagata o non prepagata, abbia un circuito internazionale, quindi che sia un Mastercard o Visa, che funzioni in tutto il mondo. Va bene? Questo lo puoi scegliere tu. Un altro dilemma essenziale è: qual è il miglior periodo per partire? Allora, la Thailandia è bella tutto l'anno. Tutto l'anno c'è caldo, però i mesi dove è più facile che incontri gli acquazzoni, quindi magari il pomeriggio inizia a diluviare, sono i periodi dove da noi è estate. Luglio, agosto, settembre e un po' ottobre. In quel periodo è più facile che in Thailandia becchi gli acquazzoni. Quindi magari ti svegli la mattina che c'è un bel cielo, c'è un bel caldo, poi il pomeriggio all'improvviso, boom, inizia a diluviare. Ed è per questo che io consiglio sempre di partire da metà ottobre, novembre, fino a giugno, luglio. Quello è il periodo migliore. E l'apice del caldo si ha ad aprile. Aprile è il mese più caldo dell'anno. Lì proprio raggiungete picchi estremi di caldo dai 42 gradi in su. Se vi piace, è un periodo perfetto, si fa anche il Songkran. Se no, optate per gennaio, febbraio, che ci sta caldi ma non caldissimi. Ecco, altro dilemma risolto. Per oggi il video è andato in questo modo. Se ancora non sei iscritto al canale, iscriviti al canale. E mi raccomando, vammi a seguire anche su tutti gli altri social. Il nome è sempre questo. Se avete qualcosa da chiedermi, me la potete chiedere nei commenti e io appena raggiungo un tot di domande faccio un video dedicato per rispondere a tutte le vostre domande. In alternativa, se volete venirvi ad allenare in Thailandia, se volete sapere informazioni in più sulle palestre, sulle cose un po' più specifiche, potete sempre scrivermi nei commenti oppure mandarmi un messaggio su IG o su tutti gli altri social. Io, ragazzi, vi leggo tutti e vi mando un grande abbraccio. Adesso vado a mangiare perché qua già è mezzogiorno. Oggi mi sono tagliato i capelli, quindi sono bellissimo. Da Francavilla, sì, il mio paese di origine. È tutto. Un abbraccio. Ciao.